il linguaggio del poeta dovrebbe diventare un linguaggio universale. Qual è il tuo pensiero? Dunque, direi che questa definizione è senz'altro una definizione di marca romantica, ecco perché certo. In ambito di romanticismo storico, intendo, il poeta è colui che ode il ruggito del leone e lo sa tradurre, ecco, sa tradurre l'urlo, quindi prima si parlava di urlo... Anche il gre-gre delle vaganelle. Ecco, sì, ma quello è già romanticismo molto tardo, maturo, marcio, se permetti. Mentre mi interessava forse allargare la riflessione alla poesia in generale nella nostra civiltà occidentale, collegandomi anche a quanto diceva il padre Fabretti prima, e cioè a questo bisogno di risposte che l'uomo comunque si pone in modi diversi col passare dei secoli. Adesso e credo di poter sintetizzare in due direttive la risposta che l'uomo poeta tende a darsi. Una direttiva è quella del finalismo, del teleologismo, cioè il poeta, come Dante, come Chaucer nei Canterbury Tales, come Manzoni in tempi più recenti, tende a mostrare qual è la via, quindi a fare della poesia un mezzo, pur se sublime, per condurre i propri lettori alla meta. Quindi al fine, proprio teleologia, ho detto teleologismo. L'altro atteggiamento che, se vogliamo, potrebbe avere un antesignano in Shakespeare e continuare poi, pensiamo a Leopardi, per rimanere nei classici, è invece quello che si può dire della capacità negativa. Ecco, la definizione di capacità negativa significa la capacità di essere nel dubbio, nell'incertezza, nel non fine. Ecco, quindi la capacità di sopportare e anche godere dell'esistenza senza certezze, senza fini ultimi da raggiungere. Il dubbio di Amleto che continua. Ecco, e direi che per non appropriarmi di definizioni, questa definizione di capacità negativa viene da un poeta inglese che è John Keats, il quale appunto ha parlato di capacità negativa dicendo che era quella che riusciva ad ammirare enormemente soprattutto in Shakespeare, cioè questa capacità di essere senza il bisogno di un fine preciso, di una meta da indicare agli uomini. E qui da questo in sostanza deriva l'atteggiamento del didatticismo, cioè se il poeta è colui che deve insegnare o se deve essere colui che si limita a fare riflettere. Ecco, cioè, se il poeta deve essere colui che indica la via o colui che indica soltanto il modo per riflettere, colui che traduce il ruggito del leone e permette all'uomo di riflettere, ma lo lascia libero, non gli indica il fine, non gli indica il traguardo, perché non lo conosce lui stesso, perché forse lo rispetta, ecco, rispetta di più l'individualità del lettore, o comunque non crede di avere grandi messaggi. Però sono uscite cose come quelle di Shakespeare con questa mentalità, e quindi forse il grande messaggio c'è, e allora il grande messaggio è nel dubbio. I grandi dubbi del poeta non finiscono mai, per fortuna. Ecco, questo. Però bisogna anche dire che il poeta precede sempre la scienza, quindi in qualche maniera, forse, almeno io credo che preceda sempre la scienza, in qualche maniera traccia una strada. In qualche maniera traccia una strada, diciamo in qualche maniera tracciava una strada, ecco perché con i poeti di cui abbiamo fatto i nomi fino a un momento fa, in effetti la strada era ancora possibile tracciarla. Pensiamo a Leopardi, pensiamo allo stesso Keats già citato, i quali, anche se non credevano in una vita al di là di questa vita, per parlare in termini molto, molto semplici, avevano tuttavia la possibilità di credere nel ciclo naturale. Penso a Keats nel finale di una poesia bellissima che è All'autunno, egli è già consapevole della propria morte, è malato di tisi, sa di avere pochi mesi di vita, e nel finale della poesia, in questo volo di rondini che
torneranno, quasi annulla l'idea della propria morte, annulla la sofferenza all'idea della propria morte, annulla il proprio io. Ecco che quindi ciò che sostituisce in un certo senso il fine era la certezza che il ciclo biologico in ogni caso si sarebbe ricomposto. Sto dicendo che a partire da il 1945 il poeta non ha più questa possibilità. Proprio dal 1945. Noi ovviamente lo prendiamo come data simbolo. Ecco, da Hiroshima in poi il poeta non ha più la possibilità di credere che le rondini per sempre ritorneranno. Perché sappiamo, siamo consapevoli tutti, e i poeti quindi traducono questo ruggito, sappiamo che le rondini ormai potrebbero anche non ritornare. Pur con tutti i massacri, lei ha citato sì. Gengis Khan, potremmo ricordare la strage degli Ugonotti al 1300, di avvenimenti di questo tipo, ecco. In ogni caso si aveva comunque sempre la certezza che quella terra impregnata di sangue avrebbe prodotto una nuova generazione. La differenza è che oggi noi sappiamo che forse geneticamente non potremo più riprodurci. È molto diverso rispetto anche alla più grande strage del passato, che comunque non poteva toccare geneticamente la possibilità di riprodurci, di continuazione della specie. Io sto parlando di consapevolezza da parte del poeta del rischio che la specie possa scomparire. Ecco, io prima tra l'altro riflettevo anche sull'importanza che hanno i generi delle parole. I generi nelle varie lingue. Maschile e femminile. Certo, perché un conto è dire la morte e un conto è dire il morte, cioè der Tod, per esempio. Così come un conto è dire il fiore e un conto è dire la fleur. Cioè sono delle cose che cambiano completamente la prospettiva del parlante e naturalmente anche intrinsecamente da un punto di vista poetico il senso di un testo. Sta di fatto che è sempre estremamente rozza la parola, anche quando è raffinatissima nei confronti del sentimento certo. Che si vuole esprimere, perché la parola di per sé invecchia, diventa troppo consueta, la parola è logora e comunque sempre chi scrive, soprattutto chi scrive in ambito creativo, soprattutto in ambito creativo chi scrive di poesia, si scontra con questa durissima realtà, che la parola è non basta mai, occorre sempre togliere o aggiungere qualcosa e al massimo chi scrive riesce a trasmettere la pallida eco di ciò che vorrebbe. Mi viene in mente un'immagine, credo di dover concludere molto rapidamente, che è quella del finale di Alice nel Paese delle Meraviglie, quando la sorella di Alice vede il sogno negli occhi di Alice. Sì. Ecco, il poeta al massimo può essere in grado di descrivere questo riflesso di ciò che sente, che è ben poca cosa, perché la parola è rotta. Questo è il problema del poeta, non della parola, certo. Perché sono logore non le parole forse, ma le nostre cattive coscienze. No, sono logore anche le parole, perché le parole invecchiano e come dice Wittgenstein, una parola è quando significa troppo, oppure certo. Quando significa troppo poco, si ammala e va sostituita. Le parole sono sottoposte ad un processo naturale di trasformazione.